Hanno chiesto azioni concrete ai comuni al fine di contrastare il cambiamento climatico in atto che mette a rischio non solo il pianeta ma anche tutti noi che ci abitiamo. È lo sciopero di Fridays for Future di Pesaro Urbino che si è tenuto questa mattina in Piazza del Popolo a Pesaro. Diverse le richieste. Oggi siamo qui per manifestare, per ricordare ancora una volta che il percorso ambientale è un percorso che esiste, che va seguito. Dobbiamo farlo perché anche se magari in questa città conosciamo di più quello che è l'ambientalismo in generale, perché azioni per il verde ne vediamo quotidianamente, sappiamo che a livello nazionale e internazionale ancora i passi fatti sono veramente pochi. Bisogna ritracciare una via, bisogna rifarlo ascoltando i giovani, ascoltando gli studenti. Questo è fondamentale, per questo che subito dopo la manifestazione, nei prossimi giorni, presenteremo una lista di proposte da presentare all'attenzione del Consiglio Comunale e le formuleremo insieme, noi Fridays for Future, insieme ai rappresentanti degli studenti delle varie scuole di Pesaro. Si stringe a noi il sindacato della CGIL, che è un sindacato che nel tempo ha sempre mostrato di essere vicino alle nostre cause, vicino alle nostre manifestazioni, vicino ai nostri interessi. Oggi li ringraziamo particolarmente per essere qui con noi, quando forse è più dura perché incomincia a esserci più attenzione verso queste problematiche. Stiamo assistendo in questi giorni alle guerre in Ucraina, ma tantissime altre guerre in tutto il mondo. Questo disastro umanitario, come anche il disastro ambientale, è un disastro che conviene solamente all'1% più ricco della popolazione mondiale. Non conviene ai cittadini. Noi siamo per le persone, non siamo per il profitto. Il nostro hashtag, infatti, lanciato a livello nazionale e a livello internazionale, è stato People Not Profit. Chiediamo al popolo, a coloro che non sono nei palazzi del potere, di partecipare attivamente alla vita pubblica. Chiediamo di attivarsi, mentre chiediamo ai governi di valutare le problematiche ambientali come anche cause scatenanti delle guerre e cause scatenanti del disequilibrio interno dei paesi.